Comunque l'estate si avvicina e cresce la voglia ed anche l'esigenza di dover irrigare, innaffiare il proprio giardino oppure il grande fondo agricolo. Ma soprattutto di questi tempi bisogna fare i conti con i costi dell'acqua e quindi ridurre gli sprechi ed ottimizzare le tecniche di irrigazione. Siamo allo sportello tecnologico del Codacons Campania, con noi il tecnologo del Codacons, Donato Pace. Vi sono arrivate da ingegneri molte segnalazioni e richieste su come regolarsi in questi casi. Ed in questo caso, quali strategie possiamo suggerire al piccolo amatore del suo giardino, come al grande coltivatore del grande fondo agricolo? Da una parte il consumatore vorrebbe la propria bolletta dell'acqua, il più basso possibile, dall'altro la necessità di dover irrorare il proprio giardino e di conseguenza deve valutare se è necessario o quando può farne a meno, non potrà più innaffiare. Non vi preoccupate, cari consumatori, perché è possibile irrorare i vostri giardini e le vostre colture in maniera oculata. Come si fa? Il vostro impianto potrebbe avere aree con il pantano e aree completamente asciutte. Benissimo. Per evitare questo problema, verificate che la pressione del vostro impianto, chiamate un tecnico, il tecnico verrà e anziché collegare il vostro impianto direttamente alla borchia del vostro punto dove attingerete l'acqua, collegatelo ad un elettrovalvola. È un sistema di elettronica che si vende in tutti i negozi che fanno uso di sistemi per il giardinaggio, che costa pochissimo. Perché? Al sistema tradizionale tubo dell'acqua, irrigamento, si collega un serbatoio. A valle di questo serbatoio che conterrà l'acqua e che servirà per gestire i momenti in cui la pressione potrebbe essere troppo bassa, c'è un motore che provvederà a compensare questo abbassamento della pressione. E i momenti in cui questa pressione dovesse essere troppo alta e che crea quel famoso fastidio che il giardino adiacente al vostro sarà raggiunto dal vostro getto d'acqua a discapito di quello che avete davanti, che rimarrà completamente asciutto. Questo sistema è economico, sa gestire gli sprechi ed unito a più elettrovalvole che vi consentiranno di dividere il vostro giardino in tante zone, dove ogni area avrà un suo sistema di irrigazione che verrà acceso uno alla volta. Quindi si accende il primo e si innaffia un'area, poi si spegnerà. Si accenderà il secondo e così via ciclicamente. Inoltre, per quanto riguarda i sistemi di irrigazione, quelli classici a pioggerellina, dove potete farne a meno, potete sostituire questa tipologia di impianto con la goccia, perché la goccia semmai andrà a intervenire sull'area prettamente necessaria. Ovviamente, se ci sarà un giardino e il prato dovete bagnarlo, un buon sistema con un trasduttore che misura l'umidità nel terreno. E anche queste sono cose note agli operatori del settore e nonostante ciò, dalle telefonate che abbiamo ricevuto, sembra che siano cose dell'altro mondo, forse dei marziani. Bene, guardate con attenzione il vostro giardino e se dovesse individuare una delle problematiche che vi abbiamo raccontato, chiamate il vostro giardiniere e chiedete i giusti interventi. Vedrete che la bolletta si abbasserà. E se ciò non dovesse bastare, c'è il Codacons, sportello tecnologico. Thank you.